Buon pomeriggio e direi anche, se siete più tardivi nel mangiare, buon appetito e benvenuti nella seconda serie T1 contro One Life Esports. Che senso più tardivi nel mangiare? Io ancora non ho mangiato. Come non hai mangiato? Non ho mangiato, devo castare la serie adesso, perché guardo la serie di prima e poi c'è solo mezz'ora di pausa e non riesco a farmi... Io mi sono fatto due fettine di carne, di quelle sottili sottili che in tre minuti zazza... Vabbè, ma tu sei un bravo, tu c'hai le fettine di carne sottili sottili, io devo... Aspetta, a farmi una pasta, scaldare l'acqua, bollire l'acqua, cuocere la pasta... Qual era il menù di oggi, quindi la pasta? Perché normalmente sì, so che tu... No, sì, ma quella è per le cene, ma... Ah, ok. Cioè, il fatto è che l'ho già fatto una volta questa giocata, l'ho già fatto una volta durante la pausa di Elzechiri per preparare un piatto di pasta, e avevo calcolato tutta la perfezione... Ho bollito l'acqua, ho cotto la pasta, ho condito tutto, ho fatto il piatto. Il problema è che quando è finito tutto, non avevo messo in conto il fatto che dovevo anche mangiarlo, quindi avevo il piatto di pasta e dovevo entrare. Vedi, invece io mi sono guardato preciso per prendermi il caffè proprio mentre stiamo a commentare. Così facendo, bevo liquidi e sono a posto, non ho niente di problema. Sei un matematico, sei un ingegnere. Allora, partiamo dal presupposto che io ho provato a fare ingegneria informatica per 6 mesi e non è andata per niente bene, dato che non ho passato nemmeno matematica 0. Chi non passerà sicuramente la fase della regular season sono gli Amo Life, perché naturalmente gli Amo Life non andranno ai playoff. Già, questo ormai... L'abbiamo confermato da un po', da settimana scorsa in realtà, e si trovano davanti anche dei T1 che, come ci viene questa grafica, potrebbero essere un po' arrabbiati dopo la loro sconfitta 2-0 addirittura, una sconfitta 2-0 che non vedevamo da tempo immemore per i T1 contro i Gen.G ovviamente di settimana scorsa. Dinamiche di classifica che stanno iniziando un po' a complicare. La vittoria dei KT di stamattina, anche i KT hanno confermato il loro spot ai playoff, quindi a conti fatti il decider, o quasi forse il decider, possiamo dire, dell'ultimo spot ai playoff lo vedremo già questa domenica. E abbiamo proprio questa domenica quando Frix contro DRX, dovessero lì vincere DRX, anche loro loccherebbero ormai il loro spot ai playoff e avremo una top 6 confermata. God Rookie contro Emperor Du. Cioè dire Dudu contro Z. Più vedo questa immagine, più mi ricordo di come si è capito che Saria Stop potrebbe essere un ottimo counter contro Gnar. Però c'è da dire anche che Zeus è, secondo me, il player più performante dei T1. E anzi, visto che siamo qui, voglio portare un discorso fatto da Wally, il nostro buon Wally. Dicendo che i T1 stanno avendo alti e bassi. E non ha detto una cosa sbagliata, attenzione. Ma io ti arrivo con un'altra pregunta, come direbbero i nostri colleghi spagnoli. Preguntami. Un'altra domanda. Voi se siamo abituati troppo bene per dire che questi sono alti e bassi? Perché, guardando la classifica, i T1 hanno perso solo 2 serie. Non è che ne abbiano perse così tante. E di cui una, persa contro i Gen.G, ma all'andata avevano vinto contro i Gen.G. Quindi... Certo. Cos'è realmente alti e bassi per noi, forse? Alti e bassi per noi è che sono comunque dei T1 che hanno... È vero, hanno vinto molte serie, ma molte le hanno vinte per 2-1. Non stiamo vedendo, da parte di una squadra che ha praticamente dominato lo Spring Split qua in LCK, non stiamo nemmeno più vedendo quello stesso livello di dominazione domestica. Può essere un bene, può essere un male, appunto. Possono essere alti e bassi, perché... Ci sono alcune partite dove i T1 li vedi che sono i soliti T1, gli stessi T1 di sempre, sono convincenti, sono fiammanti, sono aggressivi, mettono in campo pick fantasiosi, composizioni particolari e trionfano con esse.
Ma vediamo anche partite dove i T1 si lasciano un pochino più andare, forse non dico alla sperimentazione, ma si allargano un po', lasciano sicuramente molto, molto spazio alle squadre avversarie per rientrare in gioco, riconquistarsi un po' la partita. Un po' quegli stessi errori che è un po' strano vedere fare dai T1 anche contro le squadre deboli, perché sono gli errori che fanno contro le squadre forti. Sono un po' quelle stesse brutte abitudini che vedevamo nel MSI, dove abbiamo popolarizzato un po' il T1 Baron, come il barone che vai a fare quando ancora tutti gli avversari sono in vita, cercando di rusharlo sotto il loro naso sperando che non se ne accorgano, ma se se ne accorgono e vengono a contestarti è un guaio, è un problema. Sono errori che ancora vediamo fare da parte dei T1. Gli alti di questa squadra sono comunque che i loro picchi meccanici, i loro picchi di esecuzione sono pur sempre quelli della migliore squadra nel CK. E su questo non ci piove, nonostante i Gen.G stiano avendo uno split veramente mostruoso. Mi sento di dire che i T1 al loro picco siano meglio dei Gen.G. E i Gen.G possono avere un limite massimo un po' meno efficace, un po' meno coordinato. Sono molto bravi nel far funzionare la squadra, ma i T1 quando giocano loro meglio sembrano veramente imbattibili. Sembrano veramente imbattibili. Qui potremmo... Faccio una puntata di un podcast, siete, perché avremo due punti completamente diversi da parlare e dire per me è meglio quello o quell'altro. Un po' come dolce e salato, no? Ieri eravamo molto in sintonia riguardanti i numeri, ma oggi siamo non in sintonia riguardanti le nostre decisioni, ma è una serie diversa. Non è Gen.G contro T1, quindi non possiamo polarizzare su quello, però capisco quello che intendi. Secondo me il discorso probabilmente forse siamo stati anche un po' troppo viziati dal 18-0 portato dai T1 lo scorso split e forse un po' delusi da quello che è stato MSI per il team dell'LCK. Naturalmente, attenzione a un'altra cosa, i dati non sono così one side come uno se lo potrebbe aspettare. È vero, è vero, il round 2 comunque per i T1 è stato forse quello un pochino più, non dico sofferto, però quello un po' più altalenante, con le diverse vittorie, sì, ma per 2-1 contro Quantum Freaks, Freddy Brion e Katie Rolster, la sconfitta 2-0 per mano dei Gen.G, insomma, sono dei T1 che se non fosse per la loro vittoria 2-0 contro i DRX, in questo girone di ritorno avrebbero accumulato sostanzialmente tutte le sconfitte che puoi avere con questo numero di vittorie. Nel senso, se hai vinto una, due, tre, quattro serie e ne hai persa una, il peggio che puoi aver fatto è uno score complessivo di 8-6 e loro sono 8-5. Quindi hanno soltanto una sconfitta in meno del peggio che il loro score permette nel secondo round robin. C'è da dire che, appunto, molte di queste cose un po' le vai a scusare, e l'hai detto sicuramente, il 18-0 ci ha viziati, ma questi T1, oggettivamente, se non sono la miglior squadra nel CK, sono chiaramente la seconda. Il sipario che divide ancora Gen.G e T1 dal resto della Lega è molto spesso. Sì. È veramente, veramente tanto spesso. E quando manderemo le quattro squadre del CK al mondiale, ne manderemo due che sono forse su un gradino leggermente più alto delle altre due. C'è da dire proprio questo, come hai detto bene anche tu, e lo rimarcherò sempre anch'io. Il fatto di come T1 e Gen.G sono di un altro livello rispetto agli altri team di LCK, e c'è anche da pensare al fatto, a mio modo di vedere, che in questo momento è una gara a due. È una gara a due, come abbiamo sempre detto, anche ieri a fine stream lo stiamo dicendo, T1 e Gen.G saranno i due team che andranno ai mondiali come seed 1 e seed 2. Sarà un tiro di dadi a chi farà il critico, visto che ora sta arrivando anche il film di D&D, perché non metterci anche un po' di D&D all'interno del nostro cast? Un 20 naturale, ma certo, così da vincere la serie. Spero che ci sia comunque la possibilità di vedere una serie bella combattuta. Speriamo che ci sia un, mettiamola così, 19 naturale contro un 18 naturale, quindi critico contro critico. Però c'è anche da dire che i Gen.G in questo momento stanno giocando fuori di testa, ma torniamo su T1, ritorniamo su Faker, questo midlaner che ormai è qui da quella Season 3, che lo consacrò come uno dei migliori, se non il miglior midlaner. E andiamo per i ban, quindi Poppy, Kalista e Lulu per i T1, Raven, Yumi
e Lucian per Young Wildlife. Cioè, dei ban un po' più bersagliati verso, verso diciamo l'identità dei T1. I T1 sono una delle poche squadre, se non forse l'unica, questo dovrei verificarlo, che vede prevalentemente tiratori bannati. I campioni più bannati in genere contro i T1 sono Zeri, Draven e Lucian. E questo è molto particolare. Molto particolare quando pensi effettivamente quanto poco i meta pick vengano bannati contro di loro. Dove normalmente noi vediamo qua in LCK pick come non so, magari Gwen, Poppy ultimamente soprattutto, Sylas molte volte bannato, questi pick che sono un po' il meta che abilita altro. Tendenzialmente campioni come Lucian ancora spopolano nella cifra dei più bannati, ma è molto interessante che tutto questo focus vada spesso lanciato verso Guma Yuzi, soprattutto con quella traiettoria di tipo 6 game di Draven consecutivi che si è giocato in un periodo. Sembra che i T1 volessero veramente inculcare uno stile di gioco alla propria bot. Azir e Gwen dall'altra parte. Gwen che con Azir danno tutto il danno magico che tu volevi avere in corpo. Interessante vedere ora in questo caso la scelta per i T1, perché qui se si va per i support si va proprio a cambiare le sorti di questo draft, perché i due degli Awalife vanno per la duo lane, la duo solo lane. Invece qui c'è la risposta di Galio. Quindi ora Awalife, vogliamo giocare per la di carry o vogliamo giocare per la jungla? Qual è la scelta? Dove vuoi provare a controbattere? Dove vuoi provare a essere un po' più debole? La possibilità di andare verso questo Twitch sembra essere l'idea per Andiamo Live. No, ci hanno ripensato alla fine, niente Twitch, peccato. Sarei stato interessato a vedere la risposta di Twitch per Cioni al Zeri di Guma Yuzi, ma alla fine arriva Sivir, che comunque si sta popolarizzando sempre di più in questa patch. Ovviamente i recenti cambiamenti l'hanno resa un pochino più affidabile e lineare sul suo scaling, molto più in linea con l'identità di quasi hyper carry indiretto, mi piace un po' chiamarla. È un hyper carry, ma non è un hyper carry che spara tutto su un singolo bersaglio e lo distrugge. È un hyper carry che di rimbalzo, di boomerang, ha così tanta OE, così tanta utility. E Sivir un tempo veniva vista come una tiratrice prevalentemente per il suo aspetto di utility della Suprema, ovviamente, della velocità di movimento offerta dalla Suprema, un po' affiancata a stili di AD carry come può essere un Varus, come può essere un'Ashe, dove hai una Suprema che offre più utilità alla tua squadra, la vai ad affiancare a magari dei forti Bruiser, dei forti Duellanti, dei forti campioni che vogliono correre verso gli avversari, dei bei Juggernaut e combinare quel tipo di aggressione. Ma al giorno d'oggi la stiamo rivedendo appunto risorgere come una sorta di pseudo hyper carry, e sono molto interessato di questo perché è un campione che penso potrebbe essere veramente tanto prevalente nel meta futuro, e sono molto contento che i giocatori del CK la stiano pick-upando in fretta e che si stia rapidamente adattando nello stile attuale. Gli altri ban sono subito Rakane e Trundle da parte dei T1, mentre il ban di Tryndamere è molto interessante. Ammetto che Tryndamere non lo vediamo da un bel po' di tempo. Fammi un attimo, perché sai, no, la mia vecchiaia non mi permette di ricordarmi alcune cose. No, Tryndamere non è stato un da parte di T1. No, non lo è stato e non è neanche così popolare qua in LCK questo split. Abbiamo un pick di Tryndamere e un ban, quindi questo è il secondo ban. Quindi sì, qualcosa che arriva come una sorta di piccola sorpresa, però a quanto pare Yamalai volevano assicurarsi che non potesse arrivare quel forte duellante per la top lane per cercare di giocare contro la Gwen di Dudu. Arriverà alla fine Akali, che in Spring Split, soprattutto qua nel Tsuki, era reputata uno dei grandi counter già dalla fase di corsia contro Gwen. Ha sbloccato il livello 6, ha un potenziale di duello enorme. La Sacra Nebbia di Gwen non ti aiuta molto contro i pattern di aggressione di Akali, che sono tutti basati sul corpo a corpo. La Suprema, che se parte da fuori, quando tocca l'avversario e infligge il danno, si trova sul corpo a corpo. Quindi sarà un potenziale di carry abbastanza particolare da parte di Zeus sulla top lane, anche perché
l'Akali non è proprio il campione che ti aspetti da un player come lui. Zeus è un forte carry, ma tendenzialmente lo è con uno stile più bruiseristico, tra virgolette, nel senso, lo conosciamo ovviamente tutti per il suo Jace, ma anche Gwen, Gangplank. Questo devi andare a controllare, perché mi viene dubbio che questo potrebbe essere il suo primo game di Akali. Allora, in questo split sì. In questo split sì, ma vedere anche non mi sembra, no, di è no il World suo Wide. Primo game di Akali. Primo? Non ha... Primo. Mi ricordavo allora malissimo io, mamma mia. È registrato dallo Spring LCK 2021, quando ha fatto il suo debutto. Primo game di Akali, confermo, sì. Kennen, Lucian, Camille, Rindamir, Irelia, Gnar, Jax, Jace, Sion, Renek. Fa paura. Ok. Va bene. Stavo un attimo leggendo i nomi perché dicevo... Ma andiamo, fammi vedere se io e Mumbai insieme con quattro occhi siamo meglio di due soli. Ok, ragazzi, abbiamo il primo game di Akali. Molto interessante. Guarda, è una... Sembra essere un po' una tendenza adesso dei T1 il voler andare su delle direzioni di draft un po' più specifiche, un po' più uniche talvolta per loro. Appunto, c'è stato quel periodo dove Kumayu si giocava soltanto Draven, c'è stato quel periodo dove ogni first pick per i T1 era Lugnar per Zeus. Sembra che la squadra vada un po' a segmenti con le loro identità di... con le loro identità di draft, con le loro identità di priorità, di scelta dei campioni. E a questo momento forse siamo sull'innovazione, su Zeus che vuole andare a provare questo, a tutti gli effetti, counterpick contro la Gwen in top lane. Vedremo allora chi avrà meglio fra questi due team. I T1 per rincorrere Gen.G, i Yanhua Life per non rimanere dietro in ultima posizione. Chi avrà la meglio, signori? Avete modo di dirci la vostra con le bet e con i vostri hashtag, anche se qui non potete più votare. Stavo provando a votare io in questo momento, ma invece non meno è così. Meno male, allora, che la regia devo essere ha sincero, tolto il privilegio di voto prima che Etrurian potesse metterci sopra le mani. Sono sincero, in questo preciso istante, mentre c'è una zanzara in camera mia, quindi c'è, arriva il momento del uccidi la zanzara. No, non è vero. C'è una zanzara davvero. Volevo mettere i punti sui Yanhua Life, perché hanno votato così pochi Yanhua Life che secondo me anche solo se metti 100 punti ne vinci 5.000. E Karis, Swazir non è che sia un non è che sia messo così male. Naturalmente sono i T1. Naturalmente tutto quello che... E c'è Paxivir, quindi vabbè, quando vedo Paxivir io insta voto per Yanhua Life. Effettivamente le odds della bet del nostro canale in questo momento per Yanhua Life sono 1 a 60,73. Tu pensa, se metti 100 punti sono 6.000 di vittoria se vincono Yanhua Life. Non male. Io voglio, scusa un attimo, ora facciamo un risultato. È un se bello grande. Uno ha vinto, uno ha messo 1450, 60.000 punti. Perfetto. È un se bello grande. È un se però bello se, grande perché... se vince, certo. Questo tra poco si può comprare direttamente tutto la chat di PG Sports tra poco. Assolutamente. Però comunque l'hai detto di nuovo, c'è quel se sempre all'inizio della frase che vedremo, per carità. La composizione degli Yanhua Life non mi fa impazzire tendenzialmente. Noto forse un pochino poca frontline, un po' troppo bisogno di dover snowballare, quindi con i propri carry da frontline, con i propri bruiser, con Gwen, Viego, questi campioni. C'è bisogno che siano abbastanza minacciosi da distogliere l'attenzione di Tuan essenzialmente, da Karis e da Choni, ma hai quei due forti carry da late game in Azir e Sivir. E di nuovo, come nella giornata di ieri, start di mietitore sia per Sivir che per Zeri. Uno start molto tranquillo da parte dei due carry, che entrambi vogliono puntare ad una fase di corsia molto, molto rilassata, molto incentrata più sul farming e sul scalare verso i primi oggetti che sul duellare e cercare raid in lane. Di nuovo anche mi sento di sottolineare la spettralità per Kumayusi, l'abbiamo vista anche ieri per Ruler nel suo secondo game della giornata. Paone l'ha già trovato Willer? Willer viene colpito, una maniera in rovina che però non va oltre. Ah, Dudu.
Raccontiamoci una storia, la storia di Honor che è nella tua giungla. Non sarei così tranquillo e sicuro. Ha messo il lume. Però Willer sta rischiando tantissimo. Willer? Willer? Stai giocando con il fuoco. Il fuoco brucia. Non è una bellissima posizione quella di Willer. Wukong è un fortissimo duellante ovviamente nell'early game. E Dudu sembra non volersi muovere troppo neanche per rispondere. Cercare una tenaglia, vuole mantenere la pressione in corsia. Questo permetterà anche a Honor di fare un po' d'elemento di disturbo per entrambi i membri da topside della squadra avversaria e apparecchiare quindi anche la lane per una buon freeze per Zeus, che con quei 4 CS in più dal suo lato dovrebbe riuscire a tenere l'ondata bloccata qua per un bel po'. Il Dudu sarà forzato in teletrasporto e immagino che forse potremmo vedere anche Willer andare in corsia per cercare di magari proporre un lane gank o anche semplicemente presentarsi per sbloccare il congelamento. Sentiero della mietitura per arrivare più velocemente in questa parte alta di mappa. Visione piazzata da parte di Dudu per essere sicuro che non ci sia nessuna persona antipatica che voglia dargli fastidio. Attenzione alle fauci che non trovano Zeus. E Zeus si salva con la capriola Shuriken. Uno sidestep molto bravo. E alla fine, con l'ingresso di Dudu, con la pressione un po' sulla wave, la situazione si è sbloccata da solo. Non c'è stato neanche troppo bisogno dell'intervento di Willer. Però questo pone comunque Zeus in una posizione molto comoda, un recall con un po' più di risorse di Dudu, quindi l'acquisto per lui di un sigillo oscuro e un tomo dell'amplificazione. Quindi un po' di statistiche offensive in più per cercare di mettere ancora più sotto scacco quella Gwen, considerando che appunto sono stati utilizzati adesso i teletrasporti, livello 4 circa dei top laner, dovremmo vedere questi due top laner ancora in lane con queste risorse quando arriveremo ai livelli 6, questo potrebbe aprire le porte ad un tentativo di all-in da parte di Zeus. Intanto in corsia inferiore vediamo un po' di pubblico, un po' di gente che sta arrivando. Infatti Choni e Vista stanno continuando a stare sulla difensiva. Poi con il ricochet e con la lama boomerang andrà un po' a pushare questa corsia. E quello che dovresti fare se ti chiami Sivir contro Zeri, ma allo stesso tempo forse anche un po' di timore per quello che potrebbe fare di Malekeria, i danni che potrebbe fare in un possibile all-in. Zeri non è quel campione che nelle prime fasi di gioco vuole andare in faccia. Infatti, devo essere sincero, quando ho visto il pick di Leone ho detto vuoi forse che Zeri soffra un po' di più, ma che tu vada a creare azioni nelle altre corsie, perché comunque Zeri non ha un output di danno così ampio a livello 3, 4, 5. Vedremo quale sarà la scelta. Posso anche sbagliarmi, ammetto i miei errori nel caso. Comunque corsia superiore, Zeus prende priorità contro Dudu, come dicevi anche te. Il fatto della nebbia sacra, il fatto che comunque Zeus sia un campione melee che va a fare l'auto di danno dalla corta distanza, permette allo stesso Zeus di giocare molto bene intorno a quelle che sono le spelle da parte di Dudu. Già, livello 6 adesso raggiunto anche da Dudu, che doveva ancora pulire gli ultimi CS sotto la torre. Per un breve periodo Zeus aveva effettivamente il vantaggio del livello 6 sbloccato contro invece ancora il mancato dell'avversario. Però appunto, l'obiettivo direi principale per Zeus qua è ciancare un po' il suo avversario di corsia, portare Dudu verso metà HP, un po' meno, cercare di portarlo quanto più vicino ad una soglia di all-in. Ora, entrambi i jungler si stanno avvicinando a questa metà superiore della mappa, a questa topside, e sembra che ci possa essere una volontà di counter gank, ma questo 2v2 credo che andrà a favore dei T1. Infatti provano subito ad attaccare Dudu, i danni ci sono, la kill arriva, c'è l'ustione, prova Zeus a scappare, sembra che ci riesca, attenzione però, arriva Karis con l'ultimo colpo, sembra che non sia abbastanza perché c'è l'entrata dell'eroe, Faker, il vero supereroe, Gargoyle che salva tutto e tutti, poi la scorda imperiale per Karis per riuscire a salvarsi, ma quello scudo di Duran, mio Dio! Che entrata, quella era veramente l'entrata dell'eroe, Faker eroico, quello scudino magico, quanto basta per assorbire il danno dei soldati di Karis, salvare la vita di Zeus, veramente miracoloso. Questa è una delle poche, forse l'unica volta che ho veramente mai visto nella mia carriera di caster di una ulti di Galio che viene utilizzata per lo scudo e non per lo spostamento o per il CC, quello era lo scudo, è servito, nient'altro. Nient'altro. Molto bravo Karis almeno a smarcarsi poi con la sua suprema per trovare la fuga invece che rischiare di rimanerci anche lui. Ma sono comunque due uccisioni raccolte dai T1, una su Zeus, una su Honor. Quindi un'ottima partenza appunto in quel 2v2 che vedevo abbastanza T1 favored con Akali, con il suo livello 6, con la sua ustione pronta
Dudu purtroppo, anche contro due avversari, ancora troppe poche risorse, troppe poche statistiche per perché anche i suoi aghi possono essere rilevanti. Oh, infatti ma è illuminato. Eh sì, un contrasto, gioca con un contrasto altissimo Zeus, ma molto bravi nel setup, bravissimo anche Zeus poi nel danzare attorno alla presenza avversaria, e qua lo rivediamo con... Guarda la mamma mia, veramente assurdo. Veramente assurdo, anche il modo in cui poi si muove un po' attorno alla wave, sbirciando in un occhio i minion che non lo uccidano, e con l'altro Azir che si è liberato e deve comunque tenersi a debita distanza. Veramente assurdo, questo il pubblico della LoL perché ne sarà saltato in piedi, innanzitutto. Il soprannome che viene dato a Galli è il colosso, beh in questo caso Faker era un colosso immenso. Ha permesso di vincere il 3v3 con due kill a loro disposizione. Soprattutto si è preso questo primo assist, il predatore ora a disposizione. Voglio vedere la build che vorrà fare Faker. Per quale motivo? Perché ultimamente si vede giocare con il Night Harvest, Galio, dato poi i danni maggiorati, il buff ricevuto sui venti di guerra. Quindi voglio vedere cosa riuscirà a fare, quale sarà anzi la decisione di Faker, anche se i danni AP arrivano anche da parte di Zeus, quindi non so se si vuole andare per una build più conservativa piuttosto che altro. Vedremo quale sarà la scelta del player di T1. Sì, alla fine la differenza, a volte sostanzialmente il mitidor notturno è sempre un po' un'alternativa alla cintura razzo extra, no? Ed essenzialmente quello che ti offre in più il mitidor notturno è un po' più di velocità abilità, visto che ne ha più di stat line e l'aggiunge anche con la sua passiva mitica, in cambio della penetrazione magica. Quindi, per quanto... se andiamo a considerare soltanto l'aspetto statistico degli oggetti, ci sono delle chiare differenze rispetto a quando vorresti un mitidor notturno e quando vorresti una cintura razzo. Il mitidor notturno ti permette di spammare più liberamente le tue abilità e ha un'efficacia anche maggiore verso squadre che hanno... tendenza comunque a muoversi verso resistenza magica, visto che così facendo la penetrazione magica flat della cintura razzo viene un po' meno, soprattutto se non puoi consistentemente colpire la backline. La cosa che però rompe un po' questa dinamica, a mio avviso, è l'effetto attivo per quanto riguarda la cintura razzo X o passivo per quanto riguarda il mitro. Penso che l'effetto passivo del mitro notturno sia uno degli effetti più deboli forse degli oggetti mitici. Aggressione da parte di Zeus, i danni ci sono, l'ultimo d'attacco che arriva con la killussione non va a segno, per fortuna che c'era quell'ultimo tick di pozione che aiuta tantissimo Zeus. Owner va subito a difendere il suo compagno, livello 8 per lui, Zeus livello 9, riesce con la capriola shuriken a scappare, stava per arrivare vista, se avesse trovato qui la kill vista sarebbe stato veramente tragicomico della serie proprio, ma perché il support? Zeus oggi ha, non so, la dea bendata dalla sua, la seconda volta che si salva con un briciole di HP, molto bravo sull'esecuzione dell'all-in però, un po' quella situazione particolare nel matchup di Akali contro Gwen, dove Gwen riesce a evitare il balzo con Shuriken, di essere taggata dal balzo con Shuriken, e questo ha dato a Dudu sicuramente un po' di false sense of security, pensava di essere... in salvo, pensavo di essere al sicuro essenzialmente avendo schivato quello shuriken, ma non avevo considerato che lo shuriken mancando lui ha comunque trovato la nebbia, la cortina mogena di Akali, e questo ha permesso a Zeus di riattivare la sua E per non, è vero, saltare su Gwen, ma raggiungerla accanto, permettendo comunque a Zeus di con il colpo a 5 punte e poi la seconda tirazione della suprema per l'uccisione. Ancora una volta la LoL Palcarina erutta in grida di gioia per il top winner di T1 che compie un altro mi viene in mente la parola ineluttabile, non so perché ma mi sta venendo in mente, perché Zeus sembra ineluttabile, immortale quasi, sono tutti a zero morti, chi ha trovato più fortuna con le kill e con gli assi che con altro. Solo 213 gol di vantaggio da parte di Choni. Se naturalmente sei il team con Sivir non sei contento, perché speri sempre che Sivir abbia un vantaggio molto più ampio, si è visto nel PG Nuts, quindi detta fra me e te, si spera di vedere anche qui nel CK Sivir come vero e proprio counter. Tu parlavi prima di come secondo me Sivir, ecco, metto in questo modo, è quell'ibrido fra campione che supporta e campione che può fare molto male a livello di proprio di auto attacco,
Perché con la caccia grossa rende possibili delle composizioni che diresti è impossibile ingaggiare. Con Sivir puoi. È vero, è vero. È molto più... facilita molto il lavoro a campioni immobili, soprattutto campioni che vogliono usare la propria movement speed per chiudere distanze, come in questo caso Gwen, Viego sicuramente agiscono, rientrano in quella categoria. Una cosa che allontana un po' Sivir dall'identità di Purei, perché Sivir è un campione con cui è facilissimo fare danno. Con Sivir, realisticamente, dovresti sempre essere praticamente top damage della tua squadra se hai la possibilità di restare in teamfight e autoattaccare. Perché quei rimbalzi disperdono una quantità di danno veramente folle, soprattutto nei teamfight. Il motivo però per cui è un modo di fare DPS, è un modo di essere così appunto forti sull'espressione del danno, ma meno efficaci nei percheri tradizionali, è che chiaramente in League of Legends è sempre più efficace focalizzare il tuo danno piuttosto che disperderlo. Se una Felios o una Jinx o una... non lo so, qualsiasi hypercarry, un Kog'Maw, prendiamo l'hypercarry per definizione, riesce a fare mantenere un DPM consistente verso la partita di 700, che è molto alto. Sì. DPM di 700 per un Kog'Maw, DPM di 700 per una Sivir, molto più probabile che Kog'Maw abbia ucciso più persone di Sivir, perché Kog'Maw ti fa quel 700 DPM su un singolo target, Sivir te lo fa sull'intera squadra avversaria, quindi devi portare tutti a bassa vita e poi ucciderli tutti. È molto più difficile focalizzare e concretizzarsi su un singolo target, ma è molto più facile giocare contro una squadra che ha una front, perché ti puoi permettere di startene più safe, lontano dai carry avversari, colpirla solo la frontline, ma essere sicuro che stai danneggiando anche la backline, mentre quel Kog'Maw, se davanti a sé ha un membro della frontline avversaria, non può arrivare a colpire te Sivir, che sei dall'altro lato della cosina. Willer, insomma, vista, vanno a ripulire anche la visione da parte dei T1, che hanno comunque Santuario della Groglianchio, Keria, dice una marea di danni, poi il raggio ultrashock per provare a dividere, c'è Faker, c'è il teletrasporto da dietro da parte di Akali, che non viene vista, eccoli che provano ad entrare subito con lo schianto da parte di Guma Yuji, da lì ci sono, Faker trova la prima uccisione, poi la scorta imperiale per salvarsi, il flash da parte di Karis, Dudu, teletrasporto che sembrava più un... una chiamata nella fuga. Riusciranno alla fine a fuggire i giocatori di Our Life, ma a che costo? A costo di una morte, al costo di questo Herald. Eh sì, morte Herald, una marea di cooldown, perché guarda là, il flash di Karis, il flash di vista, flash e purificazione per Cioni, quelle supreme. Karis, se non altro, di nuovo molto bravo con quella scorta imperiale a liberarsi, a smarcarsi un po' dalla pressione avversaria, perché altrimenti quella era un'altra kill già consegnata in mano ai One. Andiamo live, stanno un po' minimizzando le perdite in queste azioni, ma non si stanno mai portando a casa delle vincite, essenzialmente. Un passettino alla volta, una kill alla volta, un obiettivo alla volta, si stanno portando su un vantaggio sempre più consistente. Siamo su, ovviamente, 3.000 unità d'oro, che non è tantissimo, 16 minuti, perché siamo abituati alle partite ieri dei Gen.C, che 16 minuti ne avevano tipo 5-6. Viene preso, anche grazie all'utilizzo del taunt di Faker, kill trovata. Scusami, dovevo comunque dire, dare la notizia, certo, a tutti che Dudu era in mezzo a due ed è morto. Assolutamente. Ieri, ti ricordi, abbiamo fatto un po' il discorso sui Gen.G, che sono una squadra che quasi a prescindere di quello che vuole fare l'avversario, si concentra sul massimizzare i propri vantaggi. Quindi c'è un po' di litigio attorno all'Herald, ma la botlane è completamente sgombra. Chovy teletrasporta in botlane, farma ondate che nessun altro può farmare, prende placcature dalla torre, prende la torre che nessun altro della squadra avversaria può difendere, perché sono tutti troppo concentrati sul mettere numeri dal lato dell'Herald e portarsi a casa l'Herald. I Gen.G dicono: a me non interessa se loro prendono l'Herald, se io riesco a prendere di più con la mia azione. I T1 invece in questa partita sembrano concentrarsi solo: a me non interessa prendere di più se posso assicurarmi che i miei avversari non prendano niente. Ed è quello che si sta svolgendo essenzialmente. Ogni volta è un trade di 1-0. Ogni volta i T1 non affondano le zanne più a fondo, non vanno all-in su questi scambi, giocano sullo stesso terreno della squadra avversaria, ma lo fanno negando completamente un tentativo di risposta da parte della squadra avversaria. E facendo così, è vero, non parti a 6.000 gol di vantaggio, subito schizzato verso un l'iperspazio, il trionfo, ma sei sicuro che i tuoi avversari non avranno mai il vantaggio. Alla fine, come dici te, che c'è la canzone, no? Che canta molto spesso nei bar, fra amici, no? Ma che ci interessa, ma che ci importa se nel vino ci hai messo l'acqua, no?
Certo. E qui insomma dicono: ma non ci interessa niente, perché tanto noi prendiamo tutto quello che voi potete prendere e non potete prendere niente. E alla fine succede questo. Questi sono anche due stili di gioco. In realtà la canzone solamente dice in maniera diversa, ma naturalmente meglio non andare sulle parole reali della canzone. Fermo restando questo, il discorso è proprio quello che dici tu. Sono proprio due stili di gioco diversi. Ed ecco perché anche a me piace dire, mi piace anche constatare che io e te abbiamo due punti diversi da dire rispetto al secondo me fa più paura Gen.G ora o AT1 nel momento migliore. Perché è proprio questo il bello. Giocano due stili di gioco che arrivano allo stesso risultato, in un modo o nell'altro, ma sono completamente, e sono quelle due rette parallele che non si incrociano mai, ma alla fine arrivano allo stesso traguardo, alla stessa linea. È il motivo per cui anche appunto la serie di settimana scorsa tra Gen.G e T1 era sicuramente una serie entusiasmante, tra le due migliori squadre che abbiamo nel campionato, e che andava essenzialmente a decidere chi avrebbe fatto quel passo avanti verso la prima posizione, quella contesa per il primo posto. Ma era anche una serie che, devo dire la verità, facevo un po' fatica a vederla come qualcosa per cui gasarmi eccessivamente, perché tanto so che è soltanto un antipasto per quella che sarà la finale. Nel senso, è la finale quella che veramente aspetto come serie tra T1 e Gen.G. E dovesse arrivare un upset in semifinale per una di queste squadre, sarebbe una delle più grandi perdite della mia carriera di casting, seconda soltanto all'MSI del 2020 cancellato, che non permette quindi al mondo di vedere quei Cloud9 che nel 2020 avevano dominato assolutamente lo Speed CS, soltanto per poi missare il mondiale. Io sono convinto, Etro, che sì, Cloud9 andavano a quell'MSI, se quell'MSI esisteva, arrivavano in finale. Era quello di Perth, no? Se non mi sbaglio. No, era quello di Nischi. Quello di Nischi, sì. Cloud9, e c'era ancora Sven e Mithy. Nischi e Blaber, duo imbattibile, lo Spring più dominante forse di una squadra in LCS, convertito nel Summer più disastroso, che poi gli fece persino missare il mondiale. Tralasciamo questo. spero che non si avveri niente del genere per queste squadre, perché una finale T1 contro Gen.G, non voglio che nessuno me la tolga, questo sport. Quanto Gen.G si possa dire di loro in best of 5, persino nello Spring Split hanno avuto la decenza di, certo, causarmi degli incubi irreversibili con quel game 5 nella semifinale contro Da Monchia, ma poi comunque in quella finale presentarsi e giocarsela con T1. E se non lo fanno anche in questo summer, io li abbandono. Perché devi sempre avere in mente certi ricordi brutti, Emi? Ricordamelo, perché ci vogliamo così male? Sacchi me li ha messi dentro, nel senso... È così che funziona il trauma entra e poi non esce, né? Intanto nel frattempo T1 che stanno prendendo possesso di tutta la mappa, anche in questo caso mi viene molto da dire rispetto anche al game di ieri che abbiamo commentato proprio io e te, T1 stanno dominando da tutte le parti, non c'è veramente una vera e propria posizione dove gli Young Life possono trovare risposta, sono 6000 gol di vantaggio. Oh, flash, scudo di Duran, subito il cleanse, Solar Flare molto buona da parte di Kerry, alla fine è solo torre, come dicevi prima tu, io non gli lascio fare assolutamente niente, quindi alla fine quello che prendo io è sempre tutto, loro invece il risultato è un secco zero. Esatto. Lenti e calcolati, efficienti questi T1, semplicemente, molto, molto bravi nel continuare a trappare completamente le aree della squadra avversaria. Zero kill dalla loro, zero torri. C'è stato un drago preso da New Life, se non altro, quello un po' il loro piccolo orgoglio, quello che li salva dal perfect game. Però lo vedi appunto in una situazione come questa, quanto è difficile per New Life anche soltanto cercare di fare qualcosa, pensare di reagire in qualche modo all'aggressione dei T1. Insomma, i T1, appunto, rispetto alla serie di ieri, e vedere che siamo a 22 minuti e mezzo e abbiamo solo 6500 gol di differenza, è un livello di illuminazione ben diverso da quello che proponevano i Gen.G. La differenza monetaria è molto meno marcata, ma guardando questa partita ti senti dire che i T1 stiano stompando meno di quanto facessero i Gen.G ieri? Ti dà questa sensazione, vero? Proprio quell'idea del ma forse stanno stompando davvero oppure no? O almeno ritorniamo su solo discorso di prima. La presa che hanno sulla mappa in questo momento è soffocante. Diamo Life, cosa possono fare in questa?
ogni niente. Volta che si affacciano l'opportunità vengono completamente rimbalzati indietro, bloccati o nel senso nel migliore dei casi quando gli Ambolive cercano di fare qualcosa non riescono a fare niente, a volte cercano di fare qualcosa e vengono puniti, perdono una persona, perdono due persone, perdono una torre, ma ogni volta che guardi quella scoreboard è un altro drago che è caduto per i T1, un'altra torre conquistata, un altro avanzamento nella linea di visione. Guarda quanto sono schiacciati nella loro metà campo gli Ambolive. Non hanno modo di allontanarsi dalla loro cerchia di torri interne ormai. E la dominazione che i T1 stanno mettendo sulla mappa, appunto, è una dominazione di mappa, di controllo della partita. Non sono 12.000 gol davanti a 24 minuti come facevano i Gen.G ieri. Sono consistentemente capaci di negare l'accesso al fight agli Ambolive. E gli Ambolive, se non possono mai vincere, non possono far altro che perdere. Come dici tu, a livello di commento c'è veramente poco da dire, perché Willer si fa un giro nella sua giungla e indovina cosa trova? Niente. Niente. Solo un po' di buona musica rock nel recall, grazie mille regia coreana. Almeno questo lo troviamo all'interno di questa partita. Sì, ti do completamente... Cioè, ti ripeto, quei 12.000 gol di vantaggio però arrivano da una macro spettacolare. Qui sta proprio di... Molte volte arriviamo a dire è molto meglio batterli. Aspetta, perché Chony rischia tantissimo anche l'ultra shock. Ok, alla fine solo l'utilizzo della spettralità contro la caccia grossa da parte di Chony. E anche no, l'utilizzo della purificazione. Stavo dicendo, questo momento ok, Solar Flare, Flash e poi subito la mano dello Zenith. I danni arrivano, Zeus aspetta il momento per poter arrivare. Ah, mamma mia. E poi con la capriola va a marchiare il nemico quando sembra il momento di scappare. Zeus lo rincorre da GG. Bravissimo Zeus, bravissimo. Aspettare la scorta imperiale, garantire il colpo. E vedi, è un'altra kill, non due, non tre, non quattro, non 50. Una kill, ma gli Ambolive cosa hanno ottenuto? Niente. E quindi sono altre unità d'oro di vantaggio. Questo mi riporta molto. Era una piccola parentesi, perché tanto ormai di questa partita non... Tanto io e te ormai abbiamo capito, quando dobbiamo commentare T1 e Gen.G dobbiamo parlare di tutt'altro. Esatto. Mi ricordo un po', io da ragazzino seguivo un po' il mondo di Magic, ma lo facevo come lo faceva sostanzialmente ogni ragazzino, non con l'aspetto competitivo, con cui magari lo potrei seguire... Andava al negozietto per comprarti la carta, comprati il pacchettino, esatto, giocavi famiglia al massimo. Giocavo con gli amici, giocavo con mio padre, avevo un po' di appunto... tutta roba molto... comunque appunto domestica e indipendente, non assolutamente competitiva. E c'era questa carta, un mio amico ricordo, citavamo spesso, ce l'aveva lui questa carta, non ce l'avevo io ero un po' geloso di questa carta. Questa carta si chiamava Angelo di Platino. L'effetto dell'Angelo di Platino era una creatura artefatto che tu giocavi in campo e l'effetto dell'Angelo di Platino diceva tu non puoi perdere una partita e il tuo avversario non può vincere. E essenzialmente è quello che i T1 stanno facendo in questo momento. E loro si stanno assicurando di non poter perdere e che i loro avversari non possano vincere. E una volta che hai fatto e ti sei assicurato che queste condizioni sono vere, l'unico risultato possibile, prima o poi, è la tua vittoria. Non vinci perché fai perdere l'avversario, vinci perché il tuo avversario non può vincere. Quindi l'unico risultato possibile è che vinca tu. Io spero che quella carta sia stata bannata dal competitivo perché mi pare un po' troppo forte. No, era gestibilissima, la prossima carta non è un effetto così, però ah, è vero, sì, scusami, è una creatura artefatto detto, no? Sì. Quindi comunque potevi giocare intorno a quello e ora no cap, Staunt, la vendetta lacerante non servirà a niente, prova con il Devourer Vista a salvare il suo compagno, teletrasporto da parte di Dudu, non penso che sia la scelta migliore, va in stasi, ma la morte arriverà per lui, Owner se lo prende. Una kill per, ricordami dall'altra parte quante ne hanno prese? Credo zero. Un bel Opo Sodo. Se questo è il caso. Una sola kill, ma comunque i T1 si muovono sul Baron. Che è già un miglioramento rispetto a loro. Zero kill e muoversi sul Baron. E questa volta sarà un effettivo forse scambio. Ma in realtà si stanno già muovendo Faker e Zeus verso il drago. Quindi potrebbero persino cercare di negare l'obiettivo. No, troppo tardi. Ok. Ho avuto un certo punto paura perché non l'ho visto. L'utilizzo dell'ustione. Ora Faker all'interno. Prendono un'uccisione. Poi un'altra volta esecuzione perfetta. Anche l'ingresso. Grazie all'entrata dell'eroe. Vai in stasi Zeus. Oh. Arriva Guma Yoshi con il flash. Lo schianto. La doppia di Guma.
Questa volta allora, hanno premuto sull'acceleratore. Non è uno a poco. Esatto, esatto. Hanno tutta la partita, 27 minuti di game, hanno tenuto in campo l'angelo di platino. L'avversario non può vincere, tu non puoi perdere. E adesso hanno giocato le carte per vincere. Adesso hanno buttato giù gli spari. Adesso sono andati direttamente 7 minuti di gioco per assicurarsi di non poter perdere, non poter frenare, non poter essere bloccati. E su quel 28esimo, sulla kill, su Voodoo, di nuovo una singola uccisione, Baron e full wipe del team avversario una volta che si muovono verso il drago. Ti dirò di più, in questo caso, visto che parlavamo di Magic, mi ricordano i mazzi bestia, quelli mazzi verdi, in cui vedevi e tiravi fuori a un certo punto perché avevi così tanto mana da poter veramente fare qualsiasi cosa. Carta 14-14, 20-20, e tu dicevi come? Perché? Eh sì, perché a seconda di tutti quei minion, diciamo, di piccole delle carte 1-1 che ho in campo, era, mi sembra, il mazzo bestia, un mazzo elf, una cosa del genere. E quindi la mia carta diventa un 25-25. Distruggila. Esatto, hanno rampato i T1, hanno scalato completamente e adesso sono entrati nel loro endgame. E entrata è stilosa, tra l'altro, da parte di Gumayusi, proprio uno schianto elettrico in flash dopo aver wall grindato sul muro del blue buff per la double kill, fantastico. E ora siamo 11-0 in uccisioni, improvvisamente schizzati a 15.000 unità d'oro di vantaggio. E io non vedo l'ora di vedere il grafico dei gol di questa partita, sarà una montagnetta che sale e poi l'impennata, il K2. 5.000, 3.000, 4.000, 1.500, 1.400. Pochi. Nemmeno il mio conto in banca vede così tanti soldi da secoli. Aspetta, a me sono nato da... Ok, entra subito Ciclone. Entra l'eroe, subito l'aggressione con lo schianto di Gumayusi ancora a disposizione. Decide di utilizzarlo, eccolo lì, con il suo Ultra Shock per scioccare i nemici. Metterli KO. La bestia è diventata un 50-50. È vero, ma Zeus è morto. Zeus è morto e questo... E questo è, ecco chi l'ha intata. Report Akali, feeding, eccetera. Ma è un secondo inibitore conquistato. Adesso siamo sullo scadere del barone, credo sì. Decina di secondi, quindi reset tranquillo. Purtroppo il drago, appunto, se l'hanno preso, diamo life. Sarà molto semplice adesso per i T1 con questo vantaggio, semplicemente marciare. Una terza corsia è rimasta disponibile, però che sia inferiore. Portarsi a casa anche quelle strutture. Diamo life. Per carità, stanno cercando un po' di incanalare i vecchi tempi Azir, Sivir, in meta di 90 minuti di partita, Wave Fear, finché fisicamente l'avversario non riesce a entrarmi in casa, ma mi sa che non c'è molto spazio di manovra. Siamo quasi a 16.000 gol di vantaggio. Siamo ormai su un oggetto intero, almeno a testa, di differenza. Ok, T1 che continuano a premere sull'acceleratore, c'è anche il predatore per iniziare a sentire i feelings di Fast and Furious in sottofondo, quelle musiche che sentivi proprio in quelle serie, in quella grande serie sui macchinoni, su tutto quello che è possibile e impossibile nel mondo della fisica, quella saga di film lo può fare. Harry Potter gli fa un baffo da quel punto di vista, mentre Juan va a cerchiare la corsia inferiore, subito l'ingresso da parte dei giocatori, entrata dell'eroe, si vola Faker, trovano due kill con Zeus, la kill di Gumayusi, il ciclone Dudu va in stasi, la risposta sarà solo una, la doppia di Guma e l'1-0 per i T1. Poco da fare, poco da dire, una vittoria che stavamo soltanto aspettando arrivasse, anche Faker alla fine con si va a fare la doccia nella fontana avversaria, un termine che ormai abbiamo coniato praticamente solo per i T1, un'abitudine un po' più di carry in realtà, andare a farsi la doccia nella fontana avversaria per ripulirsi un po' dopo questo disgustoso game, perché veramente devi sentire un po' sporco dopo aver fatto queste cose alla squadra avversaria. Guarda, anche la mia connessione mi sta facendo perdere frame e tutto il resto, perché ormai dice Etro, ma che vuoi castare, scusa? Questa serie, cioè anche lì il coach di Yamaha Life è lì che fa vedere le cose e dice, ragazzi, abbiamo bucato da tutte le parti, non cosa devo dirvi? Non lo so. Sì, infatti, non,
No, questo non è un game su cui puoi neanche avanzare troppe pretese di analisi. Cioè, un game dove gli Young Life devono semplicemente prendere un pochino tutto quello che è stato e gettarlo via. È una di quelle partite dove... E ultimamente me ne capitano molte in solo queue, dove ti trovi in una posizione di ricondurre quello che poi diventa un enorme stomp a un piccolo errore che non sai nemmeno se considerare un errore, perché alla fine cos'è che ha snowballato tutto questo vantaggio? Qual è stato quel primo gradino, vedi, poco dopo il sesto minuto? Essenzialmente è stato il counter gank di Wukong in top lane con poi l'entrata di Galio con lo scudo che ha salvato Zeus con briciola di HP. E se ripensi a quell'azione con le informazioni che gli Amo Life avevano a loro disposizione, puoi veramente biasimarmi per aver cercato un'azione del genere? Ludo aveva Wheeler nelle vicinanze, lo vedeva come un 2v1 a suo favore, mal che vada un 2v2 se il jungler nemico è qua, se Galio ruota abbiamo comunque la possibilità di portare top lane a Zir, che già si era iniziato a muovere. A conti fatti quello doveva essere un po' un vantaggio numerico in qualsiasi caso, e soltanto perché Wukong è arrivato qualche passo prima, ti ha preso un po' in contropiede, e quindi quella prima uccisione è arrivata prima che tu potessi veramente reagire, e oltretutto tutta quell'azione si è risolta con una Kali che sia in quell'azione che in quella successiva si è salvata con briciole di HP dagli ultimi tick dell'ustione. Sono errori sni, nel senso sono errori come errore non predire esattamente se una monetina farà testa o croce, perché non sei riuscito a calcolare la sua traiettoria di volo in base alla forza che le hai impresso lanciandola, l'elasticità e l'attrito del terreno su cui atterra. Sono tutte cose che empiricamente sono calcolabili, ma non mi sento veramente di definirle errori. Young Life hanno visto l'opportunità di prendersi un vantaggio e gli si è ritorta contro, e da lì in poi è stata una palla di neve che i T1 hanno cresciuto abilissima maestria. T1 sono stati bravissimi, perché appunto hanno giocato questo game nell'aver preso un minimo vantaggio sul concentrarsi esclusivamente e i loro avversari non lo potessero mai recuperare. Ora io più ci penso a questa serie e vedendo come hanno giocato i T1, e più ti devo raccontare un mio segreto. Io la serie fra T1 e Gen.G non l'ho vista, ho sentito solo i commenti delle persone, ma sotto sotto sono contento, perché voglio vedere una best of 5, voglio godermi il momento della best of 5, so il risultato naturalmente, perché comunque tra informarmi e tutto il resto, quello che vuoi, ma sono contento di aver visto quella serie, perché vedendo come giocano i T1 anche oggi dici... Diamine, li vuoi vedere una best of 5? Cosa può succedere? Cosa può non succedere? Dovuto anche dal fatto che, di nuovo, tutte e due team contro le squadre di livello, con tutto il rispetto, più basso, giocano wow, solo wow. E c'è da dire, non auspicabilmente non sarà una best of 5 qualsiasi, auspicabilmente sarà la finale, quindi... vedremo uno scontro diretto degno di quel nome, il motivo per cui facevo un po' fatica a comunque vedere quella best of 3 come qualcosa di veramente, perché sì, è vero, è T1 contro Gen.G, ma tanto lo vedremo anche più avanti, lo vedremo anche a fine agosto, cioè, lo sappiamo che arriverà quella finale, di nuovo sto zitto, basta, non diciamo più niente, diciamo solo che andiamo in pausa, una piccola pausa, e poi torniamo con il game 2. Vedremo chi avrà la meglio fra T1 e A1.